33esima domenica del tempo ordinario. Ormai siamo alla fine dell'anno liturgico, ci stiamo avviando a quella che è l'ultima domenica, che sarà poi la domenica di Cristo Re, solennità con cui si chiude il ciclo liturgico e poi inizierà l'Avvento. Quindi di fatto questa 33esima domenica è l'ultima prima della solennità di Cristo Re. E quindi anche il testo evangelico ci vuole far guardare lontano, ma nello stesso tempo ci vuole aiutare a fare una sintesi. Siamo nel capitolo 13, dal versetto 24 al versetto 32. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre». Ecco, questo testo evangelico, dicevo, vuol fare un po' una sintesi del senso della storia. Non vuole essere un testo di previsione, quando ci sarà la fine, no. Gesù sta parlando con simboli tipici della letteratura apocalittica e quindi sono dei simboli che devono essere letti quindi alla luce della fede biblica. Gesù parla del Figlio dell'uomo, sta parlando di se stesso quando verrà alla fine dei tempi, nella gloria. Ma c'è un termine che è importante, anzi due. Il termine vicino indica la vicinanza, cioè che si sta avvicinando qualcosa. Non vuol dire che è giunta l'ora, ma si sta avvicinando. Poi parla della generazione, questa generazione. È la generazione di ogni tempo, quindi anche la nostra è la generazione di Gesù e così via. Cioè il senso della storia per il cristiano è importante, non va a caso, ma è guidata. C'è Dio che agisce e l'uomo che agisce nella sua libertà, ma il Signore dà la linea, marca il tempo. Nello stesso tempo chiede a ognuno di noi l'impegno. Quindi questo testo evangelico, vuole in fondo farci aiutare a capire come vivere bene il nostro tempo, senza paura. Quindi è inutile che si ci rifugia magari nei confronti di persone che possano aiutare a capire quando è la fine. Voler sapere il giorno, l'ora, no. Lo sa solo il Padre, lo dice bene Gesù, proprio perché quello che importa è essere pronti. Quindi è un tema di speranza, speranza che è legata alla operosità. Ecco, ogni discepolo di Gesù, ogni credente, quindi ognuno di noi, è chiamato a vivere con la speranza nel cuore, che non è semplicemente speriamo bene, che vada tutto bene, ma è una speranza che è riposta su Cristo, Signore del tempo e della storia. Una speranza che però è unita alla operosità, al cercare di vivere bene, saper leggere i segni dei tempi, per essere sempre pronti.
Quindi è un tema che vuole ricapitolare tutto. Ecco, fa un po' la sintesi dell'anno liturgico che abbiamo trascorso, il cammino che via via di domenica in domenica attraverso la parola di Dio che viene proclamata nella liturgia, attraverso il Vangelo che di domenica in domenica viene proclamato, abbiamo fatto un cammino. Adesso dobbiamo un po', diciamo così, fare un po' una sintesi di quello che è stato il nostro cammino. Riconoscere la Signoria del Signore, avere tanta fiducia, speranza, non lasciarci abbattere, soprattutto in questo tempo in cui obiettivamente ci sono tante cose brutte che vogliono sfilacciare anche da un punto di vista sociale, non solo da un punto di vista anche religioso. Quindi ci sono segni brutti, ma noi siamo chiamati ad avere speranza, affrontare anche queste difficoltà con lo sguardo rivolto a Cristo, perché è Lui il Signore della storia. Quindi la storia ha un senso per il cristiano, non va a caso, ma è una storia che è piena di senso, perché è guidata dal Signore. E quindi noi dobbiamo avere fiducia, nello stesso tempo dobbiamo essere operosi, darci da fare, non dormire, se no diventiamo aridi. Accogliamo l'invito che in fondo fa San Paolo quando dice: è ormai tempo di svegliarci dal sonno. Ecco, i segni di cui parla questo testo evangelico vogliono ridestare in noi la fede in Cristo, Signore del tempo e della storia.